stiamo avvisando tutti, perché solitamente vengono diversi cittadini da Berceto che hanno dei parenti negli Stati Uniti o anche solo per il piacere di vedere una bellissima città e di incontrare anche i nostri emigrati. Partiremo venerdì 26 febbraio e il ritorno è previsto per mercoledì 2 marzo di essere già in Italia, quindi partiremo dagli Stati Uniti il 1 marzo e la festa sarà domenica 28 febbraio a mezzogiorno al solito ristorante Riccardo in Astoria. Ci fa piacere incontrare, perché ci tengono tanto, la nostra comunità di bercetesi, che sono persone prevalentemente anziane che vengono a queste feste, dove sono sempre molto numerosi, anche se rispetto a 100 anni fa sono meno, nel senso che si arriva anche alle 300 persone. Un tempo la comunità di Berceto era di oltre 1500 persone, oggi sono molto di più, ma sono i giovani che abbiamo difficoltà a coinvolgerli in queste feste. È un viaggio che cerca di aiutare il nostro paese, perché gli immigrati sono sempre molto generosi, fanno queste feste per poi, quando ci vengono a trovare in estate, darci un assegno di quello che hanno raccolto attraverso le manifestazioni che coinvolgono appunto tutti i bercetesi che sono a New York. Ecco, sindaco, per chi volesse partecipare, le modalità pratiche, qualche cifra a chi bisogna rivolgersi? Le modalità pratiche, noi abbiamo piacere, al di là di MEPA, CONSI, tutte queste diavolerie che distruggono i comuni e li obbligano a rivolgersi a coloro che non pagano le tasse nei propri comuni o nei propri territori, facendo venire a mancare dei servizi. Voglio essere giustamente polemico nei confronti di leggi che sono sbagliate, nel senso che è giusto che un territorio guardi la sua economia e inviti i cittadini a usare i servizi del territorio, perché poi chiudono i negozi, chiudono i servizi. Noi diciamo di rivolgersi alla Taro Travel di Borgo Taro, che ci organizza questo viaggio nel massimo della competenza e della professionalità. Quindi bisogna rivolgersi alla Taro Travel per prenotarsi, per sapere tutti quelli che sono i prezzi di questi pochi giorni a New York, ma che saranno molto belli.